La mia colonia di cremato Gaster Scutellaris ha bisogno di più spazio e me lo sta facendo capire scavando tunnel. Un video tutorial sulla costruzione di un setup per formiche, ma anche un video ricco di novità che riguardano la community e il canale. Finalmente, quest'anno, ENZ Italia avrà un banco didattico alla fiera di Entomodena il 17 e il 18 settembre. Alla fiera avrete modo di incontrare me e i miei collaboratori, vedere alcune delle nostre colonie e ovviamente farci tutte le domande che volete e parlare di formiche fino allo sfinimento. Tutto questo è stato possibile grazie ai ragazzi di formicarium.it che colgo l'occasione di ringraziare ancora. Speriamo quindi di vedervi numerosi. Nella descrizione del video troverete il link informativo di Entomodena. Un'altra grossa novità che volevo annunciare è l'inizio di una nuova serie di video a partire da settembre chiamata ENZ Italia Facts, della quale pubblicherò un episodio il giorno 30 di ogni mese. Si tratta di un progetto in collaborazione con alcuni degli amministratori della community e che tratterà di curiosità sul mondo delle formiche. Tornando a noi, nel video di oggi vi farò vedere come realizzo le mie arene. In molti nei commenti mi hanno chiesto un video tutorial proprio sulla realizzazione dei miei setup. Questa era la situazione del precedente aggiornamento su cremato Gaster Scutellaris. Arena sporca, rifiuti ovunque, nido di grandezza insufficiente. Hanno persino iniziato a scavare dei tunnel nello strato di gesso. Anche se lo scavo è di soli pochi centimetri, il messaggio è abbastanza chiaro. Per le mie teche utilizzo dei contenitori di vetro fatti su misura. Questo misura 80x40 cm e ha un foro di connessione su una delle pareti. È provvista di una cornice orizzontale su tutto il perimetro, sulla quale posso applicare l'antifuga senza preoccuparmi che coli. Per comodità ho aggiunto anche dei feltrini in silicone. Per fare il fondo dell'arena aggiungerò il gesso e i pigmenti in questo contenitore pieno d'acqua, seguendo le proporzioni riportate sul sacchetto del gesso. Il gesso normalmente è bianco o grigio, ma io vorrei realizzare un'arena che abbia dei colori il più naturali possibile. Quindi ho aggiunto dei pigmenti in polvere atossici fino a raggiungere il tono di colore che avevo in mente. In questo caso ho aggiunto anche un po' di terra precedentemente sterilizzata. Una volta raggiunta la giusta consistenza, che non deve essere né troppo liquida né troppo solida, verso il composto in arena cercando di distribuirlo in modo uniforme. Se si forma qualche grumo di gesso, una spatolata può risolvere il problema. Tuttavia, per rendere il fondo il più livellato possibile, soprattutto nella parte in cui voglio appoggiare il nido, mi aiuto scuotendo orizzontalmente l'arena. Inevitabilmente, si creeranno delle sbavature che cercherò poi di rimuovere con un foglio di carta assorbente. Nella realizzazione di un setup dove c'è uno strato di gesso, sulla quale vogliamo aggiungere altro materiale, è bene farlo quando il gesso è ancora fresco. Questo perché il materiale andrà parzialmente ad aderire al fondo stesso. In questo caso, invece della solita sabbia, ho voluto utilizzare della terra precedentemente sterilizzata al microonde, fondendo nel processo il tupperware costoso della mia compagna. Ho lasciato volontariamente una parte pulita, senza terra. Questa parte andrà ad ospitare il nido, che posto su una superficie livellata impedirà almeno inizialmente che le formiche ci portino sotto i detriti o la covata. Sono passate circa 24 ore ed ora che lo strato in gesso si è asciugato faccio un po' di prove preliminari per sistemare quella che sarà la decorazione principale. Un pezzo di tronco recuperato dalla spiaggia, a costo zero, lavato abbondantemente e ripulito con una spazzola metallica per rimuovere la maggior parte delle incrostazioni. Una volta scelta la collocazione e constatato che il tronco non ha bisogno di ulteriori correzioni, lo rimuovo per poter applicare l'antifuga. Utilizzo il solito olio di vaseline economico, che cospargo sotto i bordi orizzontali dell'arena con l'ausilio di un pezzo di carta assorbente.
La cornice orizzontale è la soluzione al problema dell'antifuga che cola quando fa caldo o durante l'applicazione. Messo l'antifuga, posso ricollocare il tronco in arena e finire di decorare. Metto qualche sassolino sotto al tronco per evitare che rotoli in giro. Sistemo un altro po' di terra e aggiungo qualche sasso. La terra che ho usato è terra del mio giardino e devo dire che serve abbastanza bene allo scopo. Si tratta di terra molto argillosa e quindi, quando andrò ad umidificare l'arena, questa creerà un sottile strato che andrà a far aderire meglio le decorazioni al fondo di gesso. Ho voluto anche provare ad aggiungere qualche piantina di plastica, ma devo dire che il risultato non mi è piaciuto molto, quindi penso che le toglierò. Per finire, aggiungo il nuovo nido di legno che andrà ad ospitare la colonia di Crematogaster scutellaris. Il nido misura 22x12 ed è composto da 25 camere profonde 2 cm. Una notevole quantità di spazio per questa specie di piccole dimensioni. Devo dire di essere abbastanza soddisfatto del risultato. L'arena ha proprio l'aspetto naturalistico che avevo in mente e il tronco al centro è d'impatto, anche se già so che le formiche colonizzeranno anche quello. Per concludere, inserisco l'innesto per il tubo e l'arena è pronta per essere collegata a quella delle Crematogaster e dare il via al trasloco, ma questo lo vedremo in un altro video. Se il video ti è piaciuto o ti è tornato utile, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video!